Ciao ragazzi e ragazze, oggi sono qui per leggervi le pagine di diario da viaggio di mio zio, Landolfo Rufolo, il quale, in continua ricerca di denaro, si imbatté in una serie di disavventure. Egli viveva a Ravello, una cittadella che, situata sulla costa amalfitana in prossimità di Salerno, era popolata da molti uomini benestanti, ma tra questi mio zio era senza dubbio il più ricco di tutti. Era un abile mercante e abitava in una delle zone marittime più belle d'Italia, quella tra Reggio e Gaeta. Eppure desiderava di più. Così un giorno si comprò una bella nave, la riempì di merce e si mise in viaggio verso Cipro, in cerca di affari. Il suo scopo era quello di tornare a Ravello più ricco di come era partito. Giorno 1. Cipro. Caro diario, sono finalmente giunta a Cipro e sono venuta a conoscenza di un terribile fatto. Molte altre navi hanno con sé la stessa merce che ho portato io. L'unica cosa che posso fare è venderne il più possibile, a basso prezzo e gettare ciò che resta. Ma non ho intenzione di tornare a casa a mani vuote. Caro diario, è passata qualche ora da quando ti ho scritto e come avevo previsto, dalla vendita delle merci ho guadagnato pochissimo. Sono così disperato che ho pensato di farla finita. Ho contemplato qualsiasi soluzione possibile, ma sono giunta alla conclusione che c'è solo un modo per riguadagnare quanto perso. La rapina. Tutto è pronto. Mi sono comprato una piccola imbarcazione, perfetta per la pirateria, e una volta rifornita del necessario, salperò in cerca di beni da rubare. Tuo Landolfo. Giorno 300. Mare Egeo. Caro diario, non è passato neanche un anno da quando ho avuto inizio questo sorprendente viaggio, ma se ripenso a come è iniziata la mia avventura, quasi mi vengono i brividi. Ormai ho perso il conto di quante navi turche ho depredato, ma quel che è certo è che sono molto più ricco di quanto lo fossi prima di partire. Ora come minimo posseggo il doppio del denaro. Forse non ci crederai, ma sono così soddisfatto del mio bottino che ho deciso di tornarmene a casa. Infatti mi sono messo subito in viaggio e ora mi trovo nel mare Egeo. Tuttavia credo che per oggi non farò altra strada. Il tempo è pessimo e le grandi onde minacciano la mia piccola imbarcazione, la stessa con cui ho iniziato le piraterie. Per stasera mi riposerò in un golfo al riparo dal vento, in attesa che lo scirocco si plachi. Tuo Landolfo. Giorno 301. Mare Egeo. Caro diario, ti scrivo da prigioniero di due grandi navi. Devi sapere che, mentre mi rifugiavo nel golfo, altre due grandi cocche genovesi mi raggiunsero con lo stesso intento, ma ben presto la loro fame di denaro si accanì su di me e sui miei beni, qui circondato dal loro equipaggio, che aveva scoperto quanto io fossi ricco. Così mi attaccarono e ovviamente ebbero la meglio, mi derubarono e affondarono la mia nave. Non so quando o se sarò in grado di riscriverti. Tuo Landolfo. Giorno 301. Ravello. Caro diario, il mio viaggio è ormai finito e sono tornato sano e salvo a casa. Dopo essere stato fatto prigioniero sulle due navi genovesi, pensai che sarebbe stato meglio morire che tornare a casa a mani vuote, ma tutto all'improvviso cambiò. Al tramonto, una tempesta si abbatté sulle due navi genovesi, le fece affondare e in quella situazione temei per la mia vita, ma fortunatamente riuscii a salvarmi, aggrappandomi ad una tavola e aspettai l'arrivo della mattina. A luce fatta, la tavola su cui mi trovavo si ruppe e sbatte contro una cassa. Così mi rimasi senza alcun appoggio e quasi affogai. Grazie al cielo fui in grado di aggrapparmi ad una cassa di legno, quella su cui mi ero scontrato, e con tutte le mie forze aspettai. Insomma, in quelle condizioni c'era poco da fare. Mi feci trasportare dalle onde e due giorni dopo arrivai all'isola di Corfù. Qui fui soccorso da una donna alla quale consegnai la cassa in cambio di un sacco. Mi imbarcai su una nave diretta a Brindisi, con il sacco in spalla. Una volta giunto a destinazione mi diressi a Trani, dove incontrai, per puro caso, alcuni miei concittadini che mi aiutarono a tornare a casa. Il sacco che mi ero portato dietro era pieno di pietre preziose, che decisi di vendere e mi ritrovai molto più ricco di prima, il doppio. Così inviai un po' di soldi alla donna di Corfù e ai miei concittadini per ringraziarli. Questo viaggio è stato molto più impegnativo di quanto avessi previsto, ma alla fine tutto è andato per il meglio. Ho deciso di smettere di commerciare, vivrò in pace una vita agiata fino alla fine dei miei giorni. Tuo Landolfo. Ragazzi e care ragazze, mi complimento con queste ragazze perché hanno riscritto la mia novella in maniera molto originale e sorprendente, nel proemio della mia opera. Se vi ricordate, affermo di aver scritto il Decameron, non solo per intrattenere i miei lettori, ma anche per fornire utili consigli. Allora, cosa possiamo imparare dalla novella di Landolfo Rufolo? Possiamo imparare che la nostra vita, a meno che non crediamo in Dio, è in balia della fortuna.
E che cos'è la fortuna? È una forza esterna imperscrutabile e imprevedibile. Ma soprattutto può essere favorevole e sfavorevole. Tutta la storia di Landolfo Rufolo ne è la conferma. Landolfo è un mercante la cui vita è completamente dominata dalla fortuna. Infatti, durante il suo travagliato viaggio, egli non chiede mai l'aiuto di Dio, ma si lascia trascinare da questa forza irrazionale. Non a caso, tutta la vicenda si svolge in mare, metafora della fortuna. Il mare è sia uno spazio pieno di imprevisti e sventure che un'opportunità per arricchirsi. Sotto questo aspetto, esso rappresenta il campo d'azione privilegiato del mercante. Inoltre, come nel caso di Andreccio da Perugia, non ho condannato il comportamento di Landolfo quando ha deciso di esercitare la pirateria, poiché non avendo una visione religiosa, non ha alcun senso giudicarlo come un atto immorale e proprio per questo il protagonista, attraverso questa attività, ha incrementato notevolmente il suo patrimonio.